Io mi auguro che sia colui che sarà in grado, si dimostrerà in grado di fare il meglio per questa città, ce n'è bisogno. Sarebbe facile dire perché io sono migliore rispetto agli altri, ma non è questo il tema. Io spero che mi preferiranno, mi voteranno, perché avranno apprezzato quello che ho fatto in campagna elettorale. Ho fatto una campagna elettorale un po' diversa, cioè ho preferito andare nel merito dei problemi, sbilanciandomi, ipotizzando delle soluzioni per i problemi che ritengo essere i principali tra i tanti che attanagliano questa città. Questo è il mio auspicio. Non sono soddisfatto dell'operato della scorsa amministrazione, non ho un giudizio positivo della scorsa amministrazione. Ritengo che sia stata capace di mantenere in sesto la contabilità, i conti, almeno per quello che so. Ma per il resto non credo che sia stata un'amministrazione che sia riuscita a proporre progetti, a realizzare cose. Un'amministrazione che avrebbe dovuto fare molto di più. Le priorità sono tante. Io farei un discorso di urgenza, nel senso c'è un tema che è di vitale importanza per la nostra collettività e che deve essere affrontato subito. Parlo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sono note, credo, le vicende del Tribunale, c'è un tema relativo all'allocazione degli uffici giudiziari, c'è un tavolo tecnico presso il Ministero che ha dato all'amministrazione di Santa Maria Capua Vetere un compito: fare in modo che le strutture messe a disposizione, ex casa comunale, Palazzo Cappabianca, e poi ex Casa del Fascio, ma anche Caserma Mario Fiore, siano subito, al più presto, siano messi a disposizione. La prima cosa che dovrà fare l'amministrazione è adoperarsi per seguire il cronoprogramma dei lavori e fare in modo che effettivamente non ci siano ritardi. Poi ci sono le priorità, che secondo me attengono essenzialmente alla riduzione dei costi relativi alla gestione dei servizi e all'efficientamento degli stessi. Com'è nel mio stile, io parlo chiaro. Io sono contrario al forum dei giovani, che secondo me ha dato, non è uno strumento utile, nel senso che finisce per essere uno strumento che riproduce ed amplifica i difetti della cattiva politica, diciamo, dei grandi. Per i giovani cosa fa? Cosa penso di fare? Cosa ho fatto? I miei giovani li ho candidati nelle mie liste. Ci sono 8 giovani dei giovani democratici che sono candidati e auspicabilmente saranno eletti per portare in Serie A, per così dire, le problematiche giovanili. Per quanto riguarda l'InfoPoint, le problematiche giovanili che io vedo essenzialmente legate al mondo del lavoro, il mio intento è di operare in senso complessivo per le fasce in difficoltà, per le persone in attesa del primo posto, del primo lavoro, quindi essenzialmente i giovani, ma non solo, creando degli uffici che siano ad un tempo di informazione per le opportunità che il mercato mette a disposizione, ma anche di formazione per aprire al mercato del lavoro. E abbiamo illustrato il progetto del co-working, degli incubatori di lavoro, che sono degli strumenti, secondo me, validi in questo senso. Io credo che ci sia un problema legato al patrimonio di Santa Maria Capua Vetere. Il comune è proprietario di una serie di immobili, tra l'altro stupendi, che andrebbero tutti ristrutturati, tutti messi a disposizione della collettività. È un'opera immane anche dal punto di vista economico. Ci sono delle possibilità, ci sono dei percorsi che io immagino, che prevedono sempre una collaborazione tra cittadinanza e amministrazione. Nella mia idea, ci sarebbe da incentivare le attività delle associazioni che adottassero degli immobili, li ristrutturassero. Io ho degli esempi favolosi a Capua, dove questo è avvenuto grazie ad alcune realtà che non sto qui ad esporre. Però voglio dire, le cose si possono fare. Se c'è anche la possibilità di premiare i comportamenti virtuosi, di premiare chi voglia fare le cose,
Per quanto riguarda la biblioteca e il museo, non si può non pensare ad una locazione dignitosa di queste. Una città che sia una città non può non avere una biblioteca e un museo. E per me Rangiulli va sicuramente ristrutturato, attingendo ai fondi della cultura europea che, se uno sa operare, sono sicuramente una risorsa importante. Occhi aperti, non ci saranno favoritismi per nessuno, la cosa pubblica è cosa di tutti e chi vuole utilizzare beni pubblici deve rispettare le regole, assolutamente. Se io sarò eletto sindaco, tutti questi fenomeni che hanno caratterizzato Santa Maria Capovetere finiranno, non ho altro da dire su questo argomento. Quanti giorni ho per rispondere a questa domanda? Dei monumenti all'incapacità, diciamo stavolta non solo per tutte le cose che sono citate, non solo dell'amministrazione comunale, parlo della metropolitana leggera per esempio, che non si è più fatta perché c'era un assessore illuminato alla regione Campania che aveva pensato questa opera che nell'ottica di una valorizzazione anche di un prodotto turistico sammaritano poteva avere un senso importante. Passato questo assessore regionale è finito tutto lì, nonostante manchi un piccolo, ci sia un oiato di pochi chilometri, 1,5 chilometri se non sbaglio, che manca per completare il percorso che dovrebbe mettere in collegamento Napoli a Piedimonte Matese, non a Santa Maria Capovetere. Quindi sarebbe un'opera interessante, non è più, è cambiata anche la società, non è più Metro Campania, che non esiste più, ma mi pare che si chiama Egea, una cosa del genere. Quella è una cosa sulla quale bisogna muovere le connessioni della filiera istituzionale. E poi c'è la STU, che è un capitolo, se mi dà qualche secondo in più, un capitolo da affrontare, perché è un capitolo che ha portato solo danni economici al comune di Santa Maria Capovetere, altra occasione persa. Credo che ci si avvii ad uno scioglimento, una messa in liquidazione della società e sperando che non ci siano ulteriori danni, perché lì c'è un socio privato che ha fatto degli investimenti per nulla e credo che ci sia anche un contenzioso che si andrà ad aprire su questo problema. Questa è un'altra pagina molto negativa del Comune di Santa Maria Capovetere. E più in generale c'è il problema delle strutture sportive. Noi non, secondo me non si deve pensare a un'ulteriore cementificazione per dare alla città delle strutture degne di questo nome. Bisogna mettere a partito, ristrutturare ciò che c'è, queste cattedrali inutili. Leggevo una proposta che avevo già immaginato, non faccio, per esempio per quanto riguarda lo stadio del tennis, una città che non ha strutture sportive, uno stadio del tennis, che sarebbe uno stadio del tennis, di 3.000 posti a sedere, mi sembra una cosa inaccettabile. Secondo me quella struttura va recuperata dalla provincia con costi anche non eccessivi, va fatta una riconversione della struttura per renderla uno stadio polifunzionale, non con le coperture complesse, si fa secondo me una copertura con lamellare, legno lamellare, che anche dei costi accettabili, si cambia il fondo del perché non abbiamo bisogno di un campo di calcetto con 3.000 posti a sedere, francamente, dobbiamo creare un campo polifunzionale dove la città possa avere delle opportunità per far fare sport in maniera seria e anche eventi, perché è una struttura importante che può essere utilizzata realmente per fare crescita culturale e sociale. È un tema di competenze, perché il tema di sicurezza bisogna distinguere le competenze. L'amministrazione comunale ha il corpo dei vigili urbani, male utilizzati, insomma è un tema molto complesso, non voglio affrontarlo in questa sede. Poi abbiamo il commissariato, la caserma dei carabinieri, abbiamo il tribunale con l'esercito che questo presidio dovrebbe rendere la città sicurissima, così non è. Cosa ho pensato di fare? Non incrementare le videocamere, fare la smart city, che è la città intelligente, che offre una serie di servizi, reggimentamento del controllo delle acque, e efficientamento energetico e sicurezza, perché su ogni lampione di Santa Maria Capovetere
e questo è un progetto finanziabile, realmente realizzabile, ci sarebbe una telecamera che controllerebbe integralmente, monitorerebbe il territorio comunale. Non pensate soltanto alla sicurezza, furti, rapine, eccetera, pensate a chi sversa i rifiuti in maniera illecita. Noi abbiamo bisogno del controllo, perché dobbiamo fare un'educazione alla legalità. Noi dobbiamo costruire una città che capisca che le regole vanno rispettate sempre e le debbono rispettare tutti. Allora, nel tema del sociale io non lo ridurrei agli anziani, in verità, perché questa è una cosa importante e abbiamo dedicato una parte fondamentale del nostro programma a tutto questo. Noi partiamo dall'idea che investire nel sociale non sia un lusso, ma sia proprio un investimento anche economico, perché attività di prevenzione nel sociale comportano un risparmio di spesa per la collettività. Non è la cosa più importante l'economia per il sociale, ma conta per consentire poi di operare. Per quanto riguarda la terza età, vanno bene queste iniziative, va bene, no? Cioè, non credo che siano fondamentalmente quelle le soluzioni del problema. Io penso che chi si avvicina alla terza età ha bisogno di sentirsi utile alla collettività, bisogna trovare dei modi di integrazione che rendano ordinariamente inserito la persona anziana nel contesto sociale collettivo. E poi io dedicherei molta attenzione ai trasporti, perché noi abbiamo zone periferiche di Santa Maria Capua Vetere nelle quali essere anziani è veramente una tragedia, non ci si può muovere più, perciò bisogna lavorare, mi rendo conto, con tutte le difficoltà del caso, per creare una rete di trasporti che sia effettivamente utile per la collettività. Bisogna votare me, la mia coalizione, perché io ho la ricetta per poter cambiare le cose, ho la ricetta per far risorgere una città che vive un'agonia che dura da troppo tempo. Io non ho interessi specifici, non ho voglia di realizzare me in politica, io voglio portare un cambiamento reale ed effettivo, mettere al bando la corruzione, il malaffare, lo sfruttamento. Voglio una città che metta la legalità al centro del proprio essere, del proprio agire. Il mio non è un programma elettorale, è un programma di vita, è un progetto di vita. Io non posso che essere così, perché io sono così. E così sono tutti coloro che hanno scelto di accompagnarmi. Queste cose a Santa Maria le sapete bene chi c'è con me e chi è nelle altre coalizioni. La scelta è semplice, abbiate il coraggio di farla.